Sono molto contenta di aver scelto Lizzo come cantante perché è una bomba. Rompe tutti gli stereotipi possibili. È nera, è grassa e ama tutto ciò. È come me, Miriam. Dovremmo fare le Power Rangers, forse. Dovremmo fare un gruppo. Sembra quasi la storia di un film. Mi stavo organizzando, stavo comprando i biglietti per andarla a vedere. Ci faccio un duetto. Forza della natura. E non avrei potuto scegliere di meglio, sinceramente. Con Lizzo canto Truth Hurts ed è un inno per eccellenza al fatto di fregarsene del prossimo e di amarsi. Penso che la nostra esibizione non passerà inosservata. Felicissima di essere qui, è stata bravissima. Ma è vero. Fatele un applauso. Grazie a te, Lizzo. Voi, come ti sembra? Intanto ci spostiamo. Come with me, please. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Perché noi abbiamo tutto live qui, ecco qua. Come with me, Lizzo. Here we are. Voi, come ti è sembrata questa performance di Miriam con una delle più grandi star di questo momento, Lizzo, che sta spaccando in tutto il mondo? Fantastico, sono super fan di Lizzo, sono stato super fan della esibizione, sono mega invidioso della coreografia, dei video, dei ballerini. Bella lì, complimenti. Gigi, un bel mix di energia.
Assolutamente. Forza. Vabbè, lei... e cuore, cuore. Lì, lì ce ne stanno due di cuori, nemmeno uno. Lei ne ha due di cuori. Esatto. Yes. Vabbè, una performance pazzesca. Che devo dire, un momento di grande televisione. Bella. Bello, bello. Morgan, qual è l'aspetto più difficile di un duetto del genere? Allora, secondo me è stato bellissimo. Io ho amato questa cosa ritmicamente perché ho trovato che Miriam sia stata perfettamente capace di seguire questo modo nuovo che ha Alice di andare sul tempo. A lei ha un flow completamente nuovo che mi fa impazzire, è proprio una ritmica moderna. Moderna, modernissima. La mia principessa, la principessina Elettra, sei orgogliosa della tua amazzone? Sono davvero orgogliosissima di Miriam perché sta facendo veramente dei passi da gigante e ancora una volta qua ha dimostrato di sapere fare quello che, insomma, quello che le viene meglio, che è cantare e divertirsi, perché questo, io ho scelto Lizzo per far vedere che la musica è divertimento ed è allegria. Lizzo, secondo te Miriam potrà affrontare la carriera di cantante? Listen, she's already a star. Ascolta, è già una star, she's guardala. E ha la voce. Very good, saluto entrambe perché rivedremo più tardi. Miriam e Lizzo, thank you for coming. Eccoci qua.